Sincronizziamo. 1, 2, 3, 4. Non è detto, no, che debba farlo anch'io. E non è detto che se c'è la scienza non esista Dio. E non ho mai fatto brrr se non brrr per il frio. Quando questi fanno i gangsta sento solo il cinguettio. Dio mio. Bene ragazzi, eccoci qui su Cannibal TV. Oggi siamo tornati con una Food Draft Challenge in compagnia di Andrex. Incredibile! Proprio lui! Siamo in una Food Draft Challenge, come ho già detto, sulla pizza kebab Food Draft Challenge, che prende il nome dal nuovo singolo di Gali uscito da poche ore. E quindi niente, ora vediamo questa meravigliosa sfida dove le regole le abbiamo già viste sul canale di Andre, dove appunto dobbiamo scegliere in questo draft nei giocatori da 1 a 5 la scelta sempre del giocatore con la nazionalità più a est. A parità di nazionalità sceglieremo il campionato più a est. Abbiamo visto sulla prima parte, sulla parte del canale di Andrex, dove invito tutti a passare, a lasciare un like anche sul suo canale e di iscrivervi. Sì, iscrivetevi, non ti spammarci, penso io. Vincerà la squadra con più alta valutazione intesa. Quindi ora, vedete che schifo c'ho io in squadra. Andre è stato più sculato. Ora, non so ancora quanto ha di valutazione di intesa sto bastardo. Manco me l'ha voluto dire, quindi nulla, lasciamo perdere. E ora andiamo con il primo sostituto. Andiamo. Cartina alla mano e si va. E fra domani io lavoro. Cazzo me ne. E ho fumato tutto il giorno. Cazzo me ne. Via. Subito, dai. Allora, cioè, due italiani della Serie A, perfetto. Fammi allora un po' vedere qua, subito con il nostro mappamondo geniale. Io credo che devo prendere Io siamo lì. Io siccome ho Danimarca e Italia e sono lì lì, a sto punto prendo Perin. È italiano, è come Marchetti. Non è che sto a pigliare se è più a est Genova o Roma. Io prendo Perin, Leno, perché sì, Germania è più est di Francia, Spagna, Costa Rica e basta. Ora possiamo andare col secondo sostituto. Andiamo. Via. Dai, secondo sostituto, vediamo un po'. Oh, ma un Toti, un if, nulla. Nulla, non mi esce niente. Allora. Oddio. Via. Quando vediamo. È Russia, vabbè. È sì. Uscito il russo. Peru, subito perfetto. Russia. Adesso ho Olanda e Francia. Oh. Russia tutta la vita. Allora, io invece devo prendere Van Dijk, che è questo video del Southampton. Mamma mia. Cioè, quello più basso di overall, vabbè. Stupefatto al ciel mentre sistemo i tre. Scula, 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 scula. Niente. Oh, Madonna, Senegal. Dov'è? Allora. Senegal e Camerun, no! Germania-Italia com'è? Perché a me esce Florenzi uno e l'altro gioca in Bundesliga. Sì, prendi l'italiano, prendi Florenzi. Però aspetta, vai. L'Ucraina... Cazzo! Cazzo, Ucraina tutta la vita! E Dio santo! Guarda dov'è l'Ucraina, è tutta est l'Ucraina. Ucraina tutta la vita, Ucraina. Sì. Chi è Orwez? Ordez! Devi guardare Senegal e Camerun. Guarda, mappamondo Africa, lo apro, ma... Dio santo, per i problemi. Il Camerun è più est. Il Senegal è proprio, okay, ovest. Camerun. Dai, prendo un culo, dai, un culo. Per 20 milioni di euro lo prendereste in culo. Tutto dentro, facciamo piazza in centro. Oh mio Dio. Oh, è uscito un if per la prima volta. Che poi noi, e ovviamente esce Russo, basta. Russo, Shatov. Avevo cross 89, Shatov. Turan io devo prendere, Turchia assolutamente Turan. Sì, batte a tutti qua. Sì, Turchia. Controlla se non ci sono della gente che abita in Vietnam. Inghilterra, ma non... Okay. Francia, buono. Poi sistema. Vabbè, lo guardi dopo. Perché sempre me. Altro sostituto, vediamo un po'. Oddio. Madonna, sta da... Oh, Danimarca, ma ci hanno con me, eh. Vabbè, oh, Ale, posso fare un attimo solo, puoi aspettare un secondo. Sono finendo di registrare, spengo. Alle 11:05 massimo spento tutto. Poi la vista. Ok, buono. Vabbè. Ma dov'è l'Egitto? Egitto tutta Egitto, la vita. Egitto. Chi è Gazal? 76. Che brutto, ma. Ascolta, oh, ma la pizza kebab la mangiano lì, no? In Egitto, proprio sulle piramidi, vedi, quando le facevano si pippavano la pizza kebab. Dai. Tutti kebabari, assurdo. Ma dammi, ma qualcosa di blu. Oh, allora, io ce l'ho. Aspetta. No, aspetta. No, allora. Cioè, lo so, avrai visto Messi e Neymar sicuri. Messi, lo so. Messi, basta, fortunatamente. Se ci fosse stato pure Neymar, allora c'ho... il joystick là, allora, la finestra. No, vabbè. Galles e Portogallo sono... No, poi è più est il Galles. Allora te lo devo dire, devo scartare Messi, Neymar, Higuain. C'è Bale. Bale 91. La Germania e Italia abbiamo detto che è lo stesso. Sì, dai, puoi decidere tu. C'è un equivoco, quindi abbiamo questi due giocatori insieme. Germania e Italia, Andre, chi scegli, dai? E vabbè, andiamo con Marco Reus 89, non si butta niente. Poi penserò all'Africa. Guarda, lui pensava che mi diceva un tedesco inutile, Marco Reus. Con papà in una cella. Ultima sostituto, dai. Oh mio Dio. No, 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 no
No, no, Ale. Ale, non puoi capire cosa è successo. Filipe Luis Gif 86, Marcelo Totti 93, Neymar 94. Tre brasiliani in una botte. Devo scartarli tutti per prendere Gozze. Gozze 84, io non ci posso credere. No, no. Io volevo giocare a basket. Le ultime 5 riserve. Devo succedere il miracolo. Dai, prima riserva. Dai, andiamo. Dai, dai. Oddio, Serbia. No, Serbia non mi piace. Ma no! Mi viene da piangere. Messi Toti. Non mi viene da piangere. Mi è uscito di tutti in questo draft. Facevo il 199. Porca puttana, non ci credo. Ti riassumo chi ho trovato. Basta. Una carta colorata, colorata. Eccolo, no? Beh, Ecuador, giustamente. E Argentina, ovviamente. Coman, per forza. Perché, oh. Vabbè, Grecia. Grecia. Chiede la Grecia. Fortunis. Non lo so, manco se volevo questo. Dai, terzultimo, dai, vai. Carta bella. Si è buggato, cos'è? Walkout, no? Dio santo. Argentoni. Mi è uscito mister. Non ci credo. A me devono ancora venire gli argentoni. Mi preoccupa quello. Mi è venuto tutti gli oro onorari. Aspetta. Ma che cazzo, sono tutti di nazioni sconosciute. Gli argentoni, non ci posso credere. Le palle girano come frisbee, ma dai, penultimo, dai, per favore. Mi esci qualcosa, non lo so, un difensore, un portiere, qualcosa di bello, almeno per la valutazione. Tanto questo via culato ha vinto. Andiamo un po', Russo, Nababkin. Ma anche te. Sì, io sono i più scarsi, però l'ho preso in queste sostituzioni. Vabbè, ultimo, ci sei? Ultimo, dai, per favore, dai. Oddio, che schifo. Madonna. Mamma, che schifo. No, un turco. Mi è uscito Erkin. Aspetta. No, Esharawi. Vabbè, onesto. 81. Dai, almeno quello. Esharawi. Aspetta, la senza Nigeria. Problemi. No, vabbè, la Nigeria. Vabbè, la Turchia c'è. Prima è più estella. Che Nigeria, schifo. Che schifo. Mi sembra. Vabbè, sì. Ok. Quindi, queste sono le nostre scelte che abbiamo fatto. Ora sistemiamo tutto e vediamo chi ha vinto. Anche secondo me ha vinto sto culattone di Andrex. Santa miseria. Dai, vediamo un po'. Siamo arrivati al riepilogo, abbiamo tutti e due davanti. Ti schifo. La valutazione rosa. Dimmi quanto hai di intesa. Allora, intesa 81. Tu? Dai, è impossibile. 75. Ok. No. Valutazione 84. Dai, c'ho 83, vaffanculo, hai vinto te. E si va, che devi fare, tartaruga? Va bene, Andre, re dei kebabari, quindi Andrex Kebab, hashtag nei commenti Andrex Kebab. Ho 158, te quanto hai? Dai. 165. Fa mocca. Quindi niente ragazzi, io spero vi sia piaciuta la challenge. È venuto un casino perché con la geografia ho dovuto fare le ripetizioni da Andre. Quindi non diciamoglielo, però dite a Andre di ripassare la geografia. Quindi niente, spero che questa Foot Draft Challenge vi sia piaciuta. Spero di rifarne in altre o con lui o con altri membri della Broccoli, sicuramente a portare sul canale. Vediamo se rivedremo Andre già la seconda volta che compari. Mamma mia, incredibile. Se vuoi dire qualcosa, parla, urtaci per sempre. Sì, iscrivetevi al mio canale, guardate la prima parte sul mio canale, che ve la lascerà Ale, perché se no è inutile guardare questa. Quindi guardate la prima parte. Passate al suo canale e niente, io posso chiudere qui con l'hashtag, ve ricordo, Andres Kebab. Bella ragazzi, bella. Sei uno sculato di merda. Godo, tartaruga bastarda. Giro per il mondo con braccia che penzola. Ho lasciato il cervello sulla mensola. Qualcosa borbotta dentro la pentola.